succede? Oggi mi trovo qui per parlarvi di cromiomanzia, ovvero l'arte di fare delle previsioni attraverso che cosa? Attraverso le cipolle. Nello specifico oggi parliamo di una tradizione contadina che veniva utilizzata per prevedere il tempo utilizzando uno dei metodi, uno degli ingredienti più poveri di quel periodo, ovvero le cipolle stesse. Questa tradizione si è diffusa e comunque si è tramandata oralmente attraverso i nonni e bisnonni. Ancora ad oggi è molto diffusa e radicata nelle Marche e altrettanto nel nord Italia. Di cosa abbiamo bisogno per effettuare, se vogliamo sperimentare questa tradizione? Della cipolla, un coltello, del sale marino non iodato e un tagliere di legno. Bisogna tagliare a metà la cipolla. La parte che cadrà a destra rappresenterà i mesi pari, la parte che cadrà a sinistra i mesi dispari. A sua volta verrà ridivisa in quarti e a metà fino ad ottenere 12 veli di cipolla. Questi rappresenteranno i 12 mesi dell'anno e andranno disposti 6 su una parte superiore e 6 nella parte inferiore di un tagliere di legno. Verranno disposti al di fuori del balcone o di una finestra, alcuni sostengono verso est, e su ogni velo deve essere posto un pizzico di sale, né troppo abbondante né troppo esiguo. La mattina successiva, se il sale sarà completamente sciolto, vorrà dire che avremo pioggia o neve. Se invece sarà intatto sarà bel tempo, se invece è parzialmente sciolto avremo un clima variabile. Come ci insegnano, ovviamente affinché un risultato sia attendibile, questo esperimento dovrebbe essere fatto almeno 2 volte. Ed è qui sul quando che cambiano le tradizioni. Infatti per molti deve essere fatta nella notte tra il 2 e il 3 gennaio e poi replicata il 15 gennaio. Mentre per altri la validità di questo esperimento, di questa previsione, deve essere fatta nella notte di San Paolo, tra il 24 e il 25 gennaio. Notte che si rappresenta magica per quanto riguarda queste tradizioni anche un po' pagane, o comunque sia che ci portiamo dal passato, così come è legata anche alla notte di San Giovanni che troviamo a giugno. E ovviamente queste sono tradizioni contadine, vecchi metodi che venivano utilizzati quando mancavano tutte le tecnologie di cui disponiamo adesso, quindi ovviamente non andiamo a intaccare la professionalità di chi questo lo fa come lavoro, però troviamo molto interessante, almeno personalmente, salvaguardare quelle che sono le tradizioni che ci vengono tramandate dal passato. Un'altra tradizione per le previsioni del meteo è data dalle calende, ma questo lo possiamo vedere un'altra volta. Per ora è tutto, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il vostro like e a condividerlo sui vostri canali social, e per di più a seguire il canale del Portale del Verde e il mio blog Verdi e Contenti. Per ora è tutto, ciao!